Agitato, molto agitato, però carico, dai, ho 6 Red Bull in corpo. Insomma, non ho dormito niente stanotte. Un po' emozionata, però vabbè, ci proviamo, no? Penso di non viverlo come i ragazzi di oggi, perché per loro diventerà un lavoro, per me è solo volermi prendere una laurea, insomma. Oltre 90.000 candidati per 8.755 posti disponibili. Inizia il 2 settembre con la facoltà di medicina e chirurgia la corsa delle aspiranti matricole ai corsi di facoltà a numero chiuso. Solo a Milano per 360 posti dell'università statale 2.474 candidati. A dividere gli aspiranti camici bianchi dal loro sogno le 80 domande del test d'ingresso. Secondo me bisognerebbe cambiare non tanto il fatto che sia il numero chiuso, ma la modalità di test. Forse è sbagliato il metodo di valutazione, perché alcune domande le trovo assurde, comunque è giusto mettere uno sbarramento, ecco. Sarebbe secondo me più interessante magari fare come fanno in Francia, quindi prendere tutti quelli che si iscrivono e poi far passare al secondo anno solo quelli che raggiungono la fascia giusta di crediti. Bisogna abolirli, cioè fare qualcos'altro nel posto del test, tipo un colloquio così, perché comunque il test non è, alla fine entrano cani e porci, basta avere fortuna. I contenuti del test probabilmente possono essere migliorati, la mia posizione è che per esempio ridurrei la quota delle domande di cultura generale a favore di quelle tecniche, insomma sono dettagli tecnici che sono risolvibili, viceversa sulla modalità del test e più ancora sulla questione del numero chiuso io non sono così convinto che sia facile trovare delle alternative praticabili dal punto di vista organizzativo e significativamente migliori rispetto all'attuale. Adesso la famiglia è fatta, si ritorna ai banchi di scuola, ma sai, l'unica cosa che mi dispiace è che ci sia questo sistema anche per gli adulti che potrebbe cambiare qualcosina. Secondo me è un po' assurdo il sistema, cioè il sistema a testa con dei costi di 50 euro a testa, alla fine se guardi soltanto quanta gente c'è qui ti rendi conto che per l'università insomma è un buon introito, quindi non lo so, insomma. Col diritto allo studio c'è poco a che vedere questa cosa, secondo me.